Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Quindi il giorno dopo si fanno i conti, si tirano le somme di ciò che ha provocato il nubifragio di ieri sulla città. Nubifragio in città ieri con le conseguenze consuete che si ripresentano abitualmente ad ogni precipitazione di grande entità e che evidenziano le criticità di sempre. Una famiglia di 5 persone dopo il crollo del tetto della propria abitazione in via Landolina è stata provvisoriamente trasferita in albergo dopo un incontro con l'amministrazione comunale a causa degli allagamenti e delle auto in panne e problemi alla circolazione in via Necropoli Grotticelle, via Diaz, viale Teocrito, via Augusta, piazza Medaglia d'Oro, Carmelo Ganci, viale Pipoli alla congiunzione tra le via Lentini e Franca Gianni. I disagi maggiori sono stati in viale Pipoli, dove è stato chiuso un tratto di 400 metri tra il via Laggio Miano e la rotatoria all'incrocio con via Guardo. Gli automobilisti hanno potuto raggiungere il centro della città attraverso le strade della Pizzuta. Mentre la polizia municipale era alle prese con il traffico, le squadre della protezione civile comunale hanno effettuato sopralluoghi nei canali intorno alla città senza riscontrare situazioni di pericolo. Un restringimento di carreggiata si è avuto in via Pantanelli per la caduta di due alberi a poca distanza l'uno dall'altro. È andata completamente distrutta intanto la postazione della polizia municipale all'interno del parcheggio di via Von Platen. Infine è impegnata la squadra e la ditta che effettua lavori per conto del comune a causa dei tombini saltati. Ma la pioggia torrenziale di ieri si è abbattuta anche e soprattutto sul santuario della Madonna delle Lacrime, creando ingenti danni. Infatti l'acqua ha colmato, ha riempito, ha allagato la cripta e i volontari hanno risposto però numerosi all'appello e hanno dato una mano ieri pomeriggio. Ringrazio tutti i volontari che ci stanno aiutando in queste ore per riqualificare il luogo che sarà al centro del 60° anniversario della lacrimazione di Maria al via sabato prossimo. Sconsolato il rettore della Basilica del Santuario della Madonna delle Lacrime, Don Luca Saraceno, dopo l'allagamento della cripta. È stato un giorno particolarmente difficile questo nella sua prima parte della mattinata, perché questa inondazione che c'è stata qui in santuario è stata veramente importante e copiosa. Per un'ora e mezza insomma è arrivata una quantità d'acqua tale che ha raggiunto più di un metro del livello da terra, inondando le varie cappelle, oltre che appunto l'intera cripta, sedie, quadro elettrico, le due sacrestie, la cappella del Santissimo. Insomma, potete immaginare quello che si è trovato qui in cripta questa mattina, dove appunto le varie si è raccolto in qualche modo tutto ciò che dalle varie parti insomma di Siracusa insomma confluiva qui in cripta. Dicevo che la prima parte è stata molto difficile, però è molto consolante vedere invece questa seconda parte della giornata nel pomeriggio, quando decine di volontari della comunità del santuario e non della città hanno prestato il loro gratuito servizio per un aiuto, proprio per pulire interamente questa cripta e restituirla in qualche modo alla sua bellezza. E ancora manca tanto lavoro, però confidiamo proprio nel lavoro così in sinergia di questi ragazzi che stanno dando il loro contributo. C'era il timore che l'area industriale siracusana venisse inglobata da quella catanese, quindi tra le altre cose anche il pericolo che il porto di Augusta potesse essere incluso all'interno della città metropolitana etnea. Il pericolo è stato scongiurato. Ieri finalmente l'annuncio da parte dell'assessore Valenti che la città di Augusta, di Melilla e di Priolo non faranno parte della città metropolitana di Catania. Era una risposta che sollecitavamo da giorni, da quando in data 13 agosto era stata distribuita a tutti i deputati la relazione relativa alla futura conformazione delle province siciliane, o comunque quello che rimaneva e delle province, con la divisione di tutto il territorio siciliano in tre città metropolitane, Catania, Messina e Palermo, e tre consorzi di comuni che riguardavano Mazara, Siracusa, Noto e Demone, un po' riprendendo quella che era la vecchia suddivisione del territorio siciliano operata prima della venuta dei Savoia. La cosa che non potevamo assolutamente accettare era l'aggressione che veniva
messe in campo da parte della Commissione, per questo avevo chiesto la sostituzione di tutti i componenti della Commissione ad opera del territorio della provincia di Siracusa. E mentre la città metropolitana di Messina rimaneva nell'ambito della ex provincia di Messina e la città metropolitana di Palermo rimaneva nell'ambito dell'ex provincia di Palermo, per quanto riguarda invece la città metropolitana di Catania, si estendeva in maniera insopportabile e vergognosa verso il territorio della provincia di Siracusa, sicché, ripeto, Augusta, Melilli e Priolo, con tutto il polo petrolchimico, così è scritto nella relazione a pagina 12, lo dico anche perché nel frattempo c'è qualcuno che ha pure messo in discussione l'esistenza di questa relazione e la divisione che era stata fatta, dicevo, a pagina 12 c'è la prova di questo tentativo maldestro che non è riuscito. Questa mattina ancora una volta l'assessore ha confermato la volontà del governo di non tener conto delle decisioni prese dalla commissione. Sarei anche però dell'avviso che il governo dovrebbe essere conseguenziale e non pagare coloro i quali fanno parte di questa commissione, dal momento che lo stesso governo ha ritenuto che l'azione messa in atto dalla commissione è sicuramente dannosa per tutta la regione Sicilia, in modo particolare per la provincia di Siracusa, e quindi non si capisce il motivo per cui bisognerebbe pagare il lavoro a soggetti che poi vengono smentiti dallo stesso governo. Ci lasciamo per la pubblicità, qualche minuto, ci vediamo qui tra poco. Per avere tutto sotto controllo, rivolgiti a Elga Secure System, specializzati in sicurezza e telefonia, controllo accessi e videosorveglianza, vendita ed installazione di antifurti, impianti di videosorveglianza, antincendio, impianti telefonici e reti dati, automatizzazione cancelli, casseforti. Elga Secure System lavora con aziende e privati. Inoltre, rilascia certificazioni in conformità di legge. Sede operativa in via Necropoli Grotticelle 26/C, telefono 0931 4417. 718. Elga Secure System. E vivi più sereno. Ultima frontiera dell'antifurto. Nebbia di sicurezza blocca i ladri in pochi secondi, riducendo drasticamente la visibilità. Vieni con me, è una giornata senza pioggia. Con chi la fai la spesa? Se la spesa non si sfoggia, mi puoi parlare di prezzi e sono prezzi senza pioggia. Sono qua per te, Gema Superstore. Sono Gema. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, contrada Targia, Siracusa. I chili di troppo si sono accumulati proprio sulle vostre curve più belle e vi rassegnate ad un'estate di calma piatta? Gli inestetismi della cellulite vi fanno optare per una spiaggia deserta in un giorno nuvoloso? Mandate in vacanza il vostro corpo da Overclass! Trattamenti personalizzati per la riduzione dei chili di troppo e gli inestetismi della cellulite. Ritroverete la forma perfetta e via il pareo! Con Overclass sarà una splendida estate! Centro dimagrimento Overclass a Siracusa in via Raffaello 26, telefono 0931 33 17 3. C'è un sentiero che porta dritti al cuore del gusto e del relax. Il sentiero, ristorante, pizzeria, discoteca. Un'oasi a pochi passi dalla città per una rilassante giornata all'aria aperta. Il sentiero, location suggestiva per i tuoi momenti importanti. Ampi spazi interni ed esterni per compleanni, eventi e cerimonie. Menù personalizzati tipici siciliani a base di carne e pesce fresco, preparati con gusto. Soggiorna al sentiero, con camere confortevoli, piscina e vasto giardino per momenti di quiete e tranquillità. Il sentiero, ristorante, pizzeria, discoteca, contrada Carrancino 76-78, Belvedere, Siracusa. Per i tuoi momenti, imbocca il giusto sentiero.
Bentrovati, benvenuti alla seconda parte del nostro telegiornale La Cronaca. Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Pachino, in una serie a seguito di una serie di controlli sul territorio per la prevenzione di reati predatori nella zona industriale, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne e un 50enne, entrambe pachinesi, per il reato di furto. Sono stati sorpresi dopo aver portato via in contrada fondo barche due ante in ferro e una pompa sommersa che sono state poi restituite al legittimo proprietario. Ed è ancora in prognosi riservata all'ospedale Umberto I l'ottantenne ciclista travolto da un'automobile. Vediamo. Un anziano siracusano ricoverato in ospedale con prognosi riservata a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Terrauzza. La vittima è un 81enne originario di Modica ma residente a Siracusa, dove stava viaggiando in sella ad una bicicletta quando, per cause tutte al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, si è scontrato con una Toyota Yaris. L'incidente si è verificato intorno alle 20 lungo la strada provinciale che conduce alla strada Muro di Porco. L'anziano stava facendo rientro a casa dopo aver lavorato nei campi, sarebbe stato travolto dall'utilitaria. L'impatto è stato violento e l'uomo è stato scaraventato al suolo e ha battuto il capo, rimanendone tramortito. È stato soccorso da alcuni passanti e poi trasportato all'Umberto I di Siracusa, dove si trova ricoverato. I sanitari si sono riservati la prognosi sulla vita a causa del quadro clinico che sembra davvero critico. Torniamo a parlare della strada statale 124, i lavori erano a buon punto, quasi ultimata, ma adesso però ci sono nuove criticità, sorgono proprio per il maltempo di questi giorni. L'allarme lo lancia l'avvocato Lino Romano, presidente dell'associazione Non Vogliamo Più Morire sulla 124. Avvocato Romano, il maltempo di questi giorni così impetuoso ha creato ancora più danni e disagi ai lavori sulla strada statale 124. Sì, nella SS 124 in questo momento ci sono delle voragini vere e proprie procurate dalle notevolissime piogge che si sono riversate sulla nostra città ieri e l'altro ieri. Quindi è opportuno che l'ANAS intervenga immediatamente, perché la strada SS 124 Solidia Siracusa è molto pericolosa e ci sono dei danni incombenti per tutti gli automobilisti. Ecco, voi come associazione, tu come presidente, che cosa sollecitate a questo punto? Noi sollecitiamo che venga messa ancora maggiormente in sicurezza il tratto già aperto al pubblico, che è stato già aperto. Noi diciamo che sono le utopie che stimolano il cambiamento. Noi abbiamo perseguito questa utopia, ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora, però le utopie e i sogni si scontrano con la realtà, e la realtà spesso è dura, provoca delle vittime, provoca dei danni enormi. Quindi chiediamo all'ANAS che intervenga immediatamente, perché l'incrocio dove è successo quel caso mortale di quel giovane che andava per i fatti suoi e ha lasciato la sua vittima nel tratto nuovo della SS 124, venga posto in sicurezza, come altre entrate vengano adeguatamente segnalate anche di notte, perché al momento sono un pericolo gravissimo. E chiediamo anche chiaramente agli utenti della strada una maggiore prudenza, perché ancora i lavori sono in corso e questa strada cambierà le nostre vite sicuramente. E lo Sport Club Siracusa, parliamo di calcio, riprende oggi gli allenamenti. Nel pomeriggio sul sintetico di Via Lazio i giocatori allenati da Pilatella svolgeranno la consueta partitella, ranghi misti, per provare schemi e moduli in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la partita ovvero di Coppa Italia a Rosolini la prossima domenica. A suonare la carica il direttore sportivo Giovanni Martello. Ci prepariamo con grande impegno e grande determinazione all'inizio della stagione ufficiale. Abbiamo questo impegno, questo derby con Rosolini, una squadra sicuramente di categoria e da prendere con la giusta considerazione, anche perché sicuramente è un derby e pertanto sarà una gara molto dura, però noi siamo ben concentrati, ci siamo allenati bene. Non vediamo l'ora di iniziare questa stagione. Sicuramente anche la Coppa è un obiettivo del Siracusa e pertanto ci teniamo a fare bene, speriamo per il meglio. Bene, con questo è tutto, qui il nostro telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.